Oh, è sabato, quindi è momento di trattare un video un po' diverso che esula dal solito gameplay. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video riguardo i leak, i presunti leak di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Da qualche settimana gira sul web questo fantomatico SV Guy che sembra fornire informazioni piuttosto dettagliate sui prossimi titoli di casa Pokémon. È tutto da prendere con le pinze, però questo SV Guy, a differenza di Riddler Q, tra cui vabbè c'è stata una live di Cydonia che ha trattato prevalentemente il soggetto Riddler Q, ma di Riddler a poco e nulla, quindi vorrei un attimino parlare di SV Guy perché ha informazioni troppo dettagliate. Il fatto è che quando si hanno informazioni troppo dettagliate, o so cazzate perché te le inventi, li sana pianta, e da quello che abbiamo visto potrebbe non essere, oppure davvero hai contatti, hai informazioni che vengono direttamente dalla fonte. Ora, in questo video voglio trattare i leak che hanno avuto maggior rilevanza e vedere se magari quando uscirà il nuovo trailer si riveleranno veri oppure SV Guy scomparirà dalla faccia del web. Io sono sicuro che questo SV Guy sia un ragazzo normale come tanti che ama Pokémon, che però vuole quei 10 minuti di notorietà e quindi spara cazzate a destra e a manca. Ma se si rivelasse tutto quanto vero, lo scopriremo solo con il prossimo trailer. Andiamo a vedere però qualche leak o presunto tale. Ho fatto qualche screen da Reddit, qualche screen dal suo account Twitter, che tra l'altro è privato, quindi questo avvalora ancora di più la tesi che sia tutto vero. No, solo che Centro Leak ruba a destra e a manca e non ha niente di proprio. Iniziamo con qualcosina di leggero, insomma. Per dire leggero, perché in Scarlatto e Violetto incontreremo varianti regionali. Ok, questa è una cosa che ormai succede da un po' di tempo in Pokémon, quindi ok. Vedremo Meow che ha una nuova forma, nonostante abbiamo già visto una forma normale, nulla ci vieta di vedere una nuova forma, come è successo in Sole e Luna. Avevamo il Meow di Kanto e c'era anche comunque un Meow di Alola, va bene. Tauros avrà una nuova forma, chi, quale Pokémon meglio di Tauros, bistrattato e soprattutto in Spagna, può avere una forma regionale se non lui? Ci sta tantissimo. Pucciena avrà una nuova forma, non so perché Pucciena. Che è una iena, forse in Spagna ci sono le iene, non lo so. E altri Pokémon che scopriremo poi. Le stelline che abbiamo visto poi nel logo giapponese sono una nuova gimmick che ci farà cambiare tipo al Pokémon, in base al cristallo che stiamo usando. Ci sono 18 cristalli, tutti quindi in base al tipo, e ci sono anche 18 capi palestra, più i Super 4. Va bene, 18 capi palestra. Sarebbe una cosa grande, ma sarebbe una cosa fighissima avere un capo palestra per ogni tipo che poi all'improvviso cambia totalmente tipo del Pokémon che sta usando e tinchia. Ti frega. Devi trovarli durante l'avventura per le terre selvagge, terre selvagge non quelle di Spada e Scudo, e parlarci per poi combatterci alla Rainbow Pokéball che è nella città più grande di Vadal. La Rainbow Pokéball credo che sia quel cerchio con tutti quanti i tipi che abbiamo visto. E le palestre non sono solo lotte, ma dovrei passare un test, quindi tipo quei rompicapi che ci sono nelle palestre. Per esempio, contro il capo palestra elettro dovrai aggiustare una turbina. Ah, tipo le paleoliche che si vedono nel trailer. Mi pare un po' esagerato, ma ehi, beneficio del dubbio. Quando usi un cristallo sul tuo Pokémon, cambierà colore? E sarà del tipo che sta usando in quel momento, del cristallo che sta usando. Quindi, per esempio, un Onix da grigio diventa verde, per esempio. A meno che non puoi usare cristalli solo su alcuni Pokémon. Oddio, potrebbe essere una possibilità comunque, eh. Ma vediamo insomma cos'altro ci dice il tipo qui. Alcuni Pokémon cambieranno addirittura forma in base ad alcuni cristalli. Un po' come le mosse Z, che alcuni cristalli erano specifici per certi Pokémon. Va bene, diciamo che hanno ripreso questa gimmick a differenza che cambiano forma. Ci può stare. E ci sono 25 nuove forme. Va bene, non potrai cambiare il tipo dei Pokémon dove ti pare. La gimmick, questa nuova funzione, è ristretta ad alcuni posti. Potrai usarla in alcune parti di Vadal, come ad esempio quando combatti Gym Leader. Va bene, capi palestra, ci sta. È normale. Un po' come la Gigamax. Inizio a vedere un pattern che non mi piace. Abbiamo poi i leggendari che saranno due tori e un toro terra fuoco e un altro psicolotta che sarebbero secondo me dei tipi pazzeschi. Sono basati sull'ultravioletto e sull'infrarosso. Figuriamoci su cosa potessero essere basati. Li incontrai durante la tua avventura, ma non sarai capace di vederli.
Ah, ok, sì, sarebbe interessante effettivamente questa come cosa, eh. Sarebbe una meccanica davvero carina non poter rivedere e poi dopo magari con degli aggeggi specifici potere. Però... E ci sarà un secondo trailer a metà maggio e questo trailer ci rivelerà la città, il nome, il professore Karob, un nuovo gameplay con nuove aree, con le montagne e le box art con i due leggendari, di cui sapremo il nome in giugno, con un terzo trailer. Eh sì, poi sì, inizierà a uscire un trailer al mese, come è sempre stato poi. Un po' troppo preciso, eh? Si parla anche di un trailer che uscirà il 29 aprile e un altro il 13 maggio o comunque uscirà metà maggio. Ma questa è una cosa che già accadeva anche in passato, quindi non si sa se è da prendere sul serio o meno come tutto il resto. Il campione quando inizi il gioco è il leader del team Sail. Quando inizi sono cattivi, ma poi quando il campione viene rimpiazzato dal padre di uno dei gym leader. In realtà ho tradotto male, quando dice che il team stava iniziando a diventare cattivo, allora il campione è stato rimpiazzato. Ci sarà anche un terzo leggendario basato sul ragno, il team Sail sembra accomunato a questo leggendario, e il team Sail inoltre utilizza più che altro Pokémon di tipo volante. Beh, sarebbe carino. Inoltre ci dice qualcosa sui tre starter. Quaxly è basato su Donkey Shot. La sua evoluzione finale sarà un cavaliere acqua buio. Mi piace come tipo acqua buio. Fuecoco diventerà Cucafera. Una mitologica creatura che usa dei gusci di noce di cocco come scudo. Quindi un coccodrillo che si nasconde all'ombra di una palma gigante. Sarà Fuoco Spettro. Sta cosa del fuoco spettro è vociferata fin dall'inizio, ma un coccodrillo, secondo me, diventerà un serpente. Perché con il fatto che i due leggendari saranno dei tori, molto probabilmente, secondo me è più facile che Fuecoco diventi un serpente a questo punto. Mentre Sprigatito sarà Erba Follette, sarà basata su una danzatrice di flamenco e una lince e sarà su due zampe. Inoltre in questa mappa si possono osservare diverse città che sono contrassegnate dai puntini neri. Il puntino rosso è la città dove parte l'allenatore protagonista, mentre il puntino blu è la capitale della mappa di gioco, dell'intera regione. Quindi è possibile che è lì che incontreremo i presunti capi palestra e li affronteremo lì. Tra le altre cose, prima di continuare con SVGuy, si è fatto un gran vociferare del fatto che The Pokémon Company abbia cambiato info su Pokémon Scarlatto e Violetto riguardo la playlist. Sì, informazioni aggiornate oggi, ma ragazzi, se non c'è il 2 con un video nascosto non vuol dire nulla. Finché non si vede il 2 in quella playlist è inutile fare supposizioni. Hanno solo cambiato la descrizione, o il nome, magari avevano sbagliato. Inoltre, un'altra cosa è che hanno chiesto in messaggi privati se si possono lanciare i Pokémon nell'Overworld come in Leggende, e a quanto pare SVGuy ha detto sì. Vabbè, questa pure io potevo dirla. Oh, e qua già ho letto cose che... Dunque, cose che abbiamo già visto, ma a quanto pare non ci sarà nessuna Eeveelution. Cosa che secondo me è un po'... Eh no, l'anime sta seguendo un pattern come è successo già per il Likarok di Ash, per il Rockruff di Ash. Quindi, secondo me, poco prima che inizi il periodo di gioco di Scarlatto e Violetto, vedremo questa nuova evolution nell'anime e poi sarà introdotta anche nel gioco. Un Eevee che può... Forse è semplicemente un Eevee che può cambiare forma a suo piacimento. Quando vuole può cambiare in base al cristallo che ha, cambia non solo tipo, ma anche evoluzione. Sarebbe pazzesco, ma non credo. Ci saranno più città di LPA. Le regionali di Hisui non sono ottenibili in gioco, ma possono essere trasferite con Pokémon Home. La mappa è più grande di quella di tutta LPA. Totale libertà nell'esplorazione. Sarebbe fantastico davvero. Eh sì, perché se noi veramente dovessimo incontrare i capi palestra durante l'avventura e quando ci parliamo. Siamo al livello 20, quando poi andremo ad affrontare loro saranno al livello 20, 21, 22, 23, non troppo alto. Quindi sarebbe giusto come concept, ma è troppo bello per essere vero, è troppo bello.
Questo sembra, secondo me, questo è un fan di Pokémon che ha delle aspettative talmente alte, questo è solo lui che vuole dire io voglio che il gioco sia così, quindi vi do informazioni false, però sono cose che tutti vorremmo e allora noi ci speriamo. Mi suona molto... mi puzza sta cosa. A quanto pare ci saranno anche le Ultra Beast che verranno aggiunte con il DLC, non sappiamo quale dei tre, e questo tizio dichiara di sapere che ci sono tre DLC, però non sappiamo quale, va bene, ci sta. Ci saranno 999 Pokémon con il terzo leggendario e il millesimo Pokémon sarà un misterioso. Ma 999 Pokémon ci siamo oramai. L'evoluzione finale dell'uccello regionale, quindi praticamente come Pidgey, come Starly, come Pidou, sarà incredibile e è tipo buio volante, figatissima, ma mi piace anche l'evoluzione finale di Fuecoco. Ora, alla fine della fiera, che cosa abbiamo capito da questi leak? Che questo ragazzo o ha una fantasia incredibile o che davvero siamo davanti a qualcuno che ha informazioni vere su Pokémon Scarlatto e Violetto. Amici, quello che ci ha raccontato è fantastico. Se anche solo la metà di quello che ci ha raccontato è vero, ben vengano Scarlatto e Violetto, davvero. Ad ogni modo, il video termina qui. Prendete tutto quello che avete sentito, quello che avete letto, quello che avete trovato, con le dovute pinze. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi e noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye.